Siamo pronti? Iniziamo. Buonasera, benvenute e benvenuti a tutti. Siamo al 12° appuntamento degli incontri Silani. Siamo di nuovo qui in piazza con queste letture ad alta quota. Abbiamo rischiato, è andata bene, abbiamo ridotto il numero dei libri, non più 52 o 60 come gli anni passati. Sono 15 più 2 eventi fuori programma e questa sera siamo veramente lieti di avere come ospiti un autore che si chiama Riccardo Cristiano e l'editore del libro che è Marco Marchese, ed è bello perché sono persone che hanno lottato per i diritti civili oggi ed sono riusciti a celebrare finalmente il loro matrimonio nel 2017, il 27 maggio, ma ne parleremo dopo, e hanno vinto appunto una battaglia civile grazie alla legge Cirinnà sulle unioni civili tra gli omosessuali. E prima di iniziare la presentazione, Egidio Bevilacqua ci teneva a salutare il nostro autore, il nostro editore, perché appunto è un libro particolare, è un libro diverso, è un libro coraggioso, ma io dopo averlo letto l'ho definito un libro d'amore, scritto da un'anima, per un'anima e per tutte le anime che vivono in Calabria e non solo. Egidio, per i saluti. No, io sarò brevissimo, ovviamente ringrazio l'autore Cristiano, che è un amico, l'editore Marchese, ovviamente Di Graziano, che è il consigliere regionale, la dottoressa Muri, ovviamente Stefania e tutto il pubblico. Come diceva Stefania, noi siamo alla 12ª presentazione, ovviamente la stiamo, lo ripetiamo ormai da un po' di tempo, la stiamo facendo in un clima chiaramente un po' particolare, anche per questo distanziamento che purtroppo è obbligatorio, quindi cerchiamo per quello che è possibile anche il pubblico di mantenere le distanze, perché solo in questo modo riusciamo in qualche modo a combattere questo piccolo essere che però ci sta provocando un bel po' di danni in giro per il mondo. Io vi auguro solamente una bella serata, e come diceva Stefani è un libro che ci tenevamo ad averlo, perché è un libro che parla di cose importanti e cose serie che ognuno di noi dovrebbe approfondirle meglio e condividerle, perché è una cosa, diciamo, non sono i soliti romanzi, con tutto il rispetto per i romanzi che sono importantissimi, cioè, ma quando poi si parla e si toccano i temi dei diritti, insomma, questi chiaramente sono libri che ci devono far riflettere, ci devono in qualche modo mettere in condizione di condividerli. Grazie a tutti, ovviamente buona serata, io mi occuperò di farvi qualche filmato quando capita, qualche foto. Grazie. Allora, come vi dicevo prima, di solito sapete, no? Io e Egidio durante l'inverno scegliamo insieme ad Enzo Pianelli, scegliamo i libri da presentare agli incontri Silani. Questa volta è stato un po' diverso con questo libro, perché io non lo conoscevo, non l'avevo mai visto la copertina di questo libro da nessuna parte. Mi chiama un mio amico, mi dice: guarda Stefania, c'è questo libro, a me è piaciuto, l'ho letto, è un libro particolare, lo possiamo inserire negli incontri Silani? E io ho detto: guarda, in questo momento non ho il tempo di leggerlo, perché ero impegnata con le mie lotte a San Giovanni in Fiore, con l'associazione Donne e Diritti. Ho detto: vabbè, lo inserisco a scatola chiusa, quando avrò un po' di tempo lo leggerò. Mi sono fidata e ho fatto bene, perché è un libro veramente particolare, è un libro che tocca l'anima, perché è un libro che parla di amore, e l'amore non ha genere, l'amore non ha condizioni, l'amore non ha inibizioni, l'amore è e nasce fra uomini e donne, nasce fra due uomini, nasce fra
due donne. L'amore è e basta, ed è per questo che deve anche poter essere legalizzato. Si deve percorrere una battaglia per i diritti civili. E finalmente nel maggio del 2016, grazie alla deputata Monica Cirinnà del PD, gli omosessuali possono sposarsi. E il libro si chiama Vi dichiaro uniti, e Riccardo Cristiano e Marco Marchese si sono sposati nel 2017 ed è stato il primo grosso matrimonio gay celebrato in Calabria. E questo è stato il coronamento di un amore, ma non perché il pezzo di carta, come dice Riccardo nel libro, è importante, perché va a suggellare l'amore o va a suggellare la promessa. No, perché questo pezzo di carta serve poi per vivere nella società. A volte, prima della legge Cirinnà, due uomini o due donne che si amavano, che vivevano insieme, costruivano insieme una casa, si ritrovavano poi a doversi dividere, e durante la malattia di uno dei due magari il compagno andava a chiedere informazioni all'ospedale e gli veniva detto: ma tu chi sei? Non possiamo dare informazioni a un estraneo, possiamo dare informazioni solo alla famiglia. Oppure una delle due persone omosessuali moriva e la casa costruita insieme non era più di appartenenza dell'altro. Perché? Perché non erano legati, non erano una famiglia. Quindi hanno lottato queste persone. È bello il termine che ha usato Riccardo, dice: a me non piace parlare di omosessualità, a me piace parlare di omoaffettività, perché è un affetto che nasce, che sia verso una donna o che sia verso un uomo, è un affetto, e l'affetto non può essere giudicato o pregiudicato, è affetto. E la legge Cirinnà ha rappresentato per loro, per tutto questo mondo di persone che non sono, attenzione, diverse, che non sono anormali, sono persone umane che hanno un colore diverso, è un'umanità colorata. Abbiamo il colore nero della pelle, quello giallo, abbiamo l'uomo e la donna che si amano, abbiamo gli uomini che si amano e abbiamo le donne che si amano. Non è una comunità a parte, è una umanità colorata con una omoaffettività. Questa è la cosa bella. E io ho letto questo libro dopo aver letto Febbre di Bazzi. Ne avevano parlato tanto, no, di questo libro di Bazzi, perché hanno riaperto il premio Strega per inserire questo libro. È stato un libro forte, quello di Bazzi, e onestamente, uscendo da quel libro, ho detto, avevo un po' di timore di accostarmi a questo, perché lì ho visto proprio la violenza sugli omosessuali. Lì si respira il dolore, la solitudine, il pregiudizio che vivono, che hanno vissuto e che purtroppo ancora oggi vivranno gli omosessuali, perché sono sempre visti come delle persone malate, delle persone deviate, delle persone che dovevano essere rinchiuse nei lager come hanno fatto durante il fascismo, persone perverse, persone sporche, persone a cui non puoi dare la mano perché puoi prendere l'AIDS. Ma non è così, sono anime come tutti noi, sono anime meravigliose, io dico anche più sensibili, perché quando si leggerà questo libro Vi dichiaro uniti vi renderete conto che è un messaggio. È un messaggio all'umanità, è un messaggio di amore, è un libro d'amore, è un diario, è la testimonianza di due uomini
che dopo tanto peregrinare si ritrovano, si dichiarano e riescono, anche grazie alla legge italiana e grazie a tutte le lotte che hanno fatto, di cui parleremo con la dottoressa Maria Grazia Muri del Centro Antiviolenza di Catanzaro e col consigliere regionale Graziano Di Natale, riusciti a coronare il loro sogno, un sogno di normalità. Io mi fermo qui e voglio passare la parola appunto alla dottoressa Maria Grazia Muri per parlare appunto di quanta violenza subiscono ancora oggi gli omosessuali nella nostra società, che sembra così evoluta, ma in realtà ancora è molto chiusa. Grazie. Buonasera a tutti, intanto vi faccio i complimenti per l'organizzazione appunto di queste belle manifestazioni organizzate appunto in questo splendido scenario che è Camigliatello. Ci sono venuta per la prima volta qualche anno fa e ci sono tornata oggi e lo trovo molto più bello, più vivo e quindi mi fa tanto piacere. Bene, che dire? Io vorrei partire dal libro e quindi prima di parlare dell'autore mi piacerebbe parlare dell'editore, perché è da lì che nasce appunto la mia conoscenza con Riccardo, ma innanzitutto con Marco, che ho avuto modo di conoscere qualche anno fa, proprio perché ci siamo occupati sempre parallelamente di diritti civili. Quindi ci siamo conosciuti durante un convegno che trattava appunto l'argomento del mobbing, quindi anche quello è un argomento molto molto importante, ed è lì che ho saputo appunto di questa unione, di questa relazione. All'epoca insomma eravate fidanzati con Marco e, diciamo che c'è stata subito, immediatamente c'è stata un'intesa tra noi, proprio perché entrambi lottavamo per dei diritti. Così allo stesso modo, con tante difficoltà, perché insomma le tematiche sono diverse, però quello che c'era da fare era tanto, chi da una parte e chi dall'altra. All'epoca, se non ricordo male, facevi parte di un sindacato e quindi ti occupavi principalmente, no, della tematica appunto del mobbing e dei diritti del lavoratore. Poi ho conosciuto Riccardo. E poi finalmente sono venuta a conoscenza di questo libro. Io poi la mia conoscenza con Riccardo l'ho approfondita successivamente. Noi ci siamo conosciuti bene, diciamo, dopo appunto l'uscita del libro, insomma. Quindi ho letto questo libro. Conoscevo la loro storia, quindi la loro unione, il matrimonio che c'era stato l'anno precedente, mi pare, perché è uscito l'anno scorso, 3 anni fa, no? E quindi immaginavo questo diario come semplicemente la loro storia, quindi una storia d'amore, così come tante storie d'amore, no? E, in realtà non è solo questo. Quindi diciamo che l'ho approfondito molto e ho suddiviso questo libro nel mio pensiero in 3 parti. Quindi la prima parte è quella che mi ha fatto tornare un po' indietro negli anni, quindi gli anni 80. Io sono qualche anno più grande di Riccardo, però nel leggere le sue parole, nel parlare appunto di luoghi, di musica, di auto, perché è molto dettagliato e mi ha riportato indietro negli anni, quindi mi ha proprio emozionata. In questa parte, cioè la seconda parte, tratta invece appunto delle lotte di cui parlavamo prima.
e quindi emerge la sofferenza di una persona per la quale non vengono appunto riconosciuti i propri diritti. E quindi il fatto di dover lottare per fargli riconoscere, ma non solo per se stesso, ma soprattutto per gli altri. E qui io mi ritrovo molto in quello che è il mio lavoro, in quella che è la mia missione quotidiana. Che cosa cambia rispetto a un libro scritto, un romanzo, no? Dove l'autore non è il protagonista del libro, come nel caso di Riccardo? Che cosa succede? Cioè racconta la storia, però non riesce a leggere tutti quei dettagli così come sono stati esposti, e proprio perché li ha vissuti in prima persona. E quindi anche nelle lotte in cui si parla nel libro vengono vissute in prima persona, perché l'argomento lo tocca, così come a me tocca la violenza sulle donne. Dunque, per la prima volta nella presentazione del libro, che è stata fatta a Catanzaro Libro e Lido nella libreria Ubic, io ho fatto un'affermazione che non avevo mai fatto durante il mio percorso lavorativo, durante la mia missione. Mi piace chiamarla così perché la considero non tanto un lavoro ma proprio una missione di vita. In quell'occasione c'erano pochissime persone, eravamo in pochi quella sera in libreria, e io ho detto pubblicamente quello che sto per dire anche oggi, che tutte le mie lotte vengono fuori chiaramente dal mio passato. Cioè, io prima di occuparmi di violenza sulle donne sono stata una vittima di violenza. E chissà perché queste cose riesco a dirle quando sono con Riccardo, perché io partecipo spesso e volentieri a numerose manifestazioni, un po' perché sono la presidente di un centro antiviolenza, poi perché sono un assistente sociale, e poi perché sono vicepresidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali. Quindi spesso e volentieri, sia in Calabria ma anche fuori dalla Calabria, partecipo a numerosi eventi, però non parlo mai di me stessa. In questo caso non lo so perché mi viene spontaneo dirlo, mi viene spontaneo parlarne, perché vedo che tutto il lavoro che è stato fatto da Riccardo è perché proviene dalle sofferenze personali, no? E così come è successo a me, e proprio per questo sono riuscita a creare, in questo mi sento anche un po' presuntuosa, no? Perché dico, rispetto agli altri centri antiviolenza ho una marcia in più, perché nel momento in cui io mi trovo una donna di fronte che ha subito violenza è come guardare me stessa. Cioè, io so che cosa sta passando quella donna, quindi non è dovuto di certo agli studi accademici effettuati, ma quello che è successo, e quindi so benissimo che cosa significa. E per questo motivo ho creato un centro antiviolenza che non è un centro antiviolenza standard, tant'è vero che la Regione Calabria non lo riconosce, ma come non lo riconosce, non è riconosciuto in Italia, perché comunque noi soccorriamo le donne nel momento in cui avviene la violenza, 24 ore non stop. Ci rechiamo dalla persona che ha subito violenza nel momento in cui avviene, e questo, diciamo, è un modo diverso di affrontare la tematica rispetto agli altri centri antiviolenza, che comunque ricevono settimanalmente negli orari prestabiliti. Bene, io non voglio parlarvi del centro antiviolenza START, io voglio tornare, magari ci saranno anche altre occasioni per farlo, anche perché c'è un altro centro antiviolenza presente, mi piacerebbe magari organizzare delle cose insieme. Io invece voglio tornare un attimo a Riccardo, no? E penso che nonostante il suo dolore, il suo passato, la difficoltà, sei stato fortunato perché hai avuto una famiglia, ma soprattutto la mamma, no? Le mamme sono quelle più sensibili, quelle più vicine ai problemi dei figli,
che comunque ti ha supportato in questa tua, in questa tua scelta, in questo tuo orientamento, chiamiamolo così, che poi quando si parla di omosessuali, quando si parla... io ascoltavo, non ricordo il tuo nome, Stefania, e mi chiedo, ma perché dobbiamo fare tutte queste distinzioni e non parlare di persone? Cioè sarebbe la cosa più semplice, secondo me, anche quando a livello giornalistico, nel momento in cui si parla uomo di colore, eccetera, eccetera, oppure omosessuale, perché fare questa distinzione? Tu giustamente le definite anime, siamo delle persone, e io credo che questa distinzione non dovrebbe esserci, invece diciamo, è importante considerare il problema che esiste intorno, che è quello degli omofobi. Io durante un evento, il Festival di Servizio Sociale che si è tenuto quest'anno, l'anno scorso l'abbiamo proprio affrontato sulla tematica dell'omofobia, qualche anno prima si è parlato d'altro, e nel momento in cui è intervenuto un assessore, credo a livello locale, un assessore comunale, ha parlato del problema degli omosessuali. Problema degli omosessuali, chiaramente questo ha fatto scaturire all'interno della sala, c'era il politeama pieno, un no generale, e stiamo parlando di una persona preparata, di un avvocato, quindi voglio dire, queste sono le cose, i problemi sono veramente questi, cioè andrebbero aiutate queste persone, no? A capire, ecco, quando si parla di problema culturale, no? Parliamo la violenza sulle donne, lo sentiamo spesso e volentieri, è un problema culturale, l'omofobia è un problema culturale, invece mi piace dire che è un problema di ignoranza, e quindi la cosa da fare è lavorare su questo. Io mi sono trovata durante il mio lavoro a soccorrere delle donne, devo specificare per farvi capire di che sto parlando, di donne lesbiche, che si sono rivolte al pronto soccorso per scappare da una situazione, ma non era quella subita da compagni e via dicendo, o meglio, quella era una scusa per uscire. Era una scusa per uscire fuori, per arrivare al pronto soccorso. Nel momento in cui c'è stato il contatto con noi, il problema era in realtà farsi accettare dalla famiglia. Avere una mamma depressa, mia mamma è depressa e la colpa è mia, perché non accetta, e quindi il sentirsi in colpa, io non so se questo ti è successo, il sentirsi in colpa per una cosa che colpa non è assolutamente, insomma, quindi comunque... tornando al libro, questa seconda parte quindi parla di queste lotte che tu hai fatto insieme al movimento, e finalmente poi si è giunti ad un risultato che è quello della legge Cirinnà, no? Che abbiamo nominato prima, quella del 2016, che insomma ha potuto coronare finalmente il vostro sogno, insomma questa è stata una cosa bellissima. E poi l'ultima parte del libro invece è quella che parla di Marco e di Riccardo, quindi la descrizione di quella bellissima giornata, così come avviene a qualsiasi coppia di innamorati, insomma, no, forse non siamo abituati chiaramente a vivere, non ancora, ma ci stiamo abituando, io l'anno prossimo andrò io a celebrare un matrimonio civile, e questo mi ha reso la persona più felice del mondo. E quindi siamo un po' più aperti a questo, quindi speriamo di continuare così, io spero di continuare a divulgare questo tuo libro, perché vuol dire divulgare anche una cultura di un certo spessore, e quindi di ritrovarci comunque ad affrontare sia queste che altre tematiche che riguardano appunto i diritti civili. Grazie. Grazie alla dottoressa Maria Grazia Muri. Milk scriveva:
se non ti mobiliti per difendere i diritti di qualcuno che in quel momento ne è privato, quando poi intaccheranno i tuoi, nessuno si muoverà per te e ti ritroverai solo. Quando per la legge non esisti, scrive Riccardo, quando ti senti dire avere tutto, cosa vi manca? Avete tutto, cosa vi manca? Rispondo che non siamo uguali dinanzi alla legge. Da maggio 2016 è possibile unirsi civilmente grazie alla legge Cirinnà sulle unioni civili. Prima c'era il vuoto. Questa sera c'è il consigliere Graziano Di Natale. Ne vogliamo parlare? Consigliere? Sì, intanto io mi alzo e vi ringrazio per avermi invitato. Consentitemi di fare un ringraziamento ad Egidio Bevilacqua per l'azione di questa. Come? No, no, preferisco tenerlo per evitare poi che qualcuno ci possa dire che non rispettiamo le regole. E io ne stavo dicendo, voglio ringraziare Egidio Bevilacqua per l'organizzazione. Non è la prima volta che io partecipo ad eventi di questo genere, già qualche altro anno sono venuto qui in questa bellissima location, proprio per dire che in Calabria abbiamo anche questi belli esempi di diciamo posti turistici che andrebbero sempre di più valorizzati. E devo dire che per essere qui stasera ho dovuto disdire altri impegni, ma non per fare il prezioso, tra virgolette, ci mancherebbe altro, perché tenevo tanto ad essere presente a questa presentazione del libro di Riccardo, perché conosco Marco che è qui dietro, che saluto, e anche perché io ho partecipato a Cleto quando non solo loro hanno festeggiato i loro 20 anni di vita sentimentale insieme, ma anche hanno fatto la prima uscita pubblica del libro. È un libro importante perché parla di una cosa importante, di due persone che rompono gli steccati in Calabria, al sud, e che dicono pubblicamente di amarsi, che manifestano pubblicamente un loro sentimento. E perché ho diciamo fatto questa riflessione? Perché questi due ragazzi, oltre ad essere delle persone speciali, particolari, delle persone per bene, sono anche delle persone coraggiose, perché di fronte al loro sentimento e di fronte all'amore che l'uno prova per l'altro e di fronte alla loro unione, hanno dato un altro segnale alla nostra terra, vale a dire hanno avuto la capacità di rompere uno steccato. Quando qualcuno diceva ma perché, scusami se magari entro nei meandri della vostra vita, ma perché non è andate a vivere questa esperienza al di fuori della vostra regione? Non solo loro non hanno fatto questo, ma hanno vissuto e vivono la loro esperienza in Calabria, in una piccola cittadina che è il comune di Cleto, una piccola comunità che li ha accolti, ma non accolti come persone diverse, ma come persone normali che manifestano un loro sentimento. E allora, guardate, in una terra in cui la Calabria, le cose, diciamo, normali sono straordinarie, perché qua c'è un paradosso: in Calabria abbiamo cose normali che appaiono straordinarie e viceversa non invece succede quello che oggi noi rappresentiamo. Che cosa voglio dire? In Calabria, se noi troviamo una città pulita dove la spazzatura viene raccolta tutti i giorni, dove d'estate dal rubinetto scende l'acqua, è un fatto straordinario, non è un fatto normale, vale a dire che è una cosa che non capita spesso. Eventi di questo tipo non sono fatti straordinari, sono fatti normali, di due persone che nel 2020 riescono a dire che è una cosa normale amarsi. Ecco perché non c'è nessuna
diciamo, rivendicazione di un diritto, ma è un diritto sacrosanto che deve essere rispettato. Allora noi però dobbiamo fare, e ci tenevo io a intervenire per dire che in Calabria e soprattutto anche in regione noi abbiamo un obbligo, quello di garantire che i diritti vengano rispettati. Ed a proposito di diritti civili, chi mi ha preceduto ha citato questa espressione più volte, i diritti civili oggi purtroppo come terra, come regione, noi siamo indietro rispetto al resto del paese, perché se ancora parliamo del riconoscimento di un diritto di due persone che manifestano un loro sentimento, allora si capisce che noi siamo indietro rispetto al paese. Questa cosa deve essere fuori discussione. I matrimoni come quello tra Riccardo e Marco sono dei fatti normali, come tutte le altre persone hanno gli stessi diritti, così come hanno gli stessi obblighi e gli stessi doveri. Noi oggi dobbiamo semplicemente dire che c'è una parte di questa città, di questa regione, che incomincia piano piano a far capire che anche noi dal sud, dal profondo sud, possiamo avere dei buoni esempi. E a me piace dire e riportare negli interventi che faccio, e penso che questa sera sia calzante, che queste persone sono non solo da esempio, ma fanno capire ai più giovani che conquistare alcune cose, conquistare anche l'ammirazione di tanti, perché è inutile negarselo, è inutile dire il contrario. Noi in regione abbiamo tanti pregiudizi che oggi rappresentano dei muri, che rappresentano degli staccati insormontabili, ma non è così. Loro, io ritengo, che sono invece dei buoni esempi. Pertini cosa diceva? Il nostro ex Presidente della Repubblica, parlando ai giovani studenti, diceva che i giovani non hanno bisogno di prediche, i giovani hanno bisogno di buoni esempi, di esempi di onestà. Loro rappresentano per me un buon esempio di una società che progredisce, di una società che è al passo con i tempi, di una società che rispetta i sentimenti. E quando si rispettano i sentimenti, si rispetta l'uomo, si rispetta la persona, si rispettano principi della nostra Costituzione. Io voglio lasciarvi con una, diciamo, ulteriore riflessione. Io sono alla mia prima esperienza in Consiglio regionale. Purtroppo il lockdown ha compromesso un po' il nostro impegno, perché personalmente sono una di quelle persone che piace avere il contatto con la gente, girare, ma le restrizioni sono state notevoli, e anche i dati che arrivano quest'oggi non sono per niente incoraggianti. Però questo vostro esempio deve essere un esempio che deve espandersi per il resto della regione. A me piacerebbe presentare questo libro nel Consiglio regionale, che è la casa dei calabresi, per far capire che in Calabria i diritti civili non hanno solo bisogno di essere rispettati, ma hanno bisogno di essere implementati, perché abbiamo bisogno di dare esempi positivi ai nostri giovani. Grazie. Volevo un attimo aggiungere a ciò che ha detto il consigliere regionale di Natale, che praticamente in Calabria, un po' ovunque, si stanno verificando questi matrimoni. Oggi a San Giovanni in Fiore c'è stato un matrimonio gay di due ragazzi che finalmente si sono sposati, e questo è anche per noi un orgoglio per la nostra comunità, soprattutto per noi, che io sono la presidente dell'associazione Donne Diritti. Donne Diritti è l'associazione che ha promosso la nascita del centro antiviolenza Mirabal. Questa sera qua sono venute le nostre associate e stiamo facendo anche noi una battaglia
per le donne, per i diritti, per l'articolo 32 della Costituzione, per tutti quei diritti che oggi purtroppo non dobbiamo lottare per vederli garantiti. Ora voglio parlare un attimo di Marco. Marco, Riccardo dice, ma non siamo diversi, vari, siamo vari, come mi ricorda sempre il mio Marco quando antepone al concetto di diverso quello della varietà umana, come i colori dei fiori in un quadro che rappresenta la primavera. Ci siamo sempre stati in questa natura multiforme e sempre ci saremo, perché non esiste qualcosa di sbagliato nell'essere unici, così come ogni abitante umano di questo pianeta. Marco è l'editore di questo libro, nonché il marito di Riccardo Cristiano, e a me è piaciuto proprio quando Riccardo in questo suo diario racconta, no? L'incontro con Marco, e sembra proprio un incontro di anime, perché si guardano negli occhi e subito si riconoscono, sono quelle due pezzi di stelle che vagano nell'universo e a un certo punto si incontrano su una spiaggia e si scambiano il primo bacio, ed è stato un bacio che li ha portati a stare 20 anni insieme, a combattere, andare a Roma e poi a sposarsi e a vivere, a costruire una piccola casetta di legno a Cleto, che è diventata la loro dimora, e dove è nato questo libro. Marco Marchese, ora tocca a te dire qualcosa. Grazie Stefania, io innanzitutto volevo ringraziare Gidio e Stefania appunto per averci dato questa opportunità di presentare qui a Camigliatello Silano questo libro. Volevo ringraziare Maria Grazia Muri, amica da tanti anni, volevo ringraziare Graziano Di Natale per la sua presenza e per le parole affettuose, e io approfitto subito per accettare l'invito di venire a presentare, insomma, in regione il nostro libro, anzi questa è un'ulteriore opportunità che ci rende veramente felici e orgogliosi. Cosa vi posso raccontare? Allora, il libro è nato in un modo un po' particolare, come dico sempre, essendo che io e Riccardo siamo uniti civilmente, ma ormai questa definizione non la usa più nessuno, no? Ormai tutti dicono siete sposati. E questa cosa è anche un po' il segno dei tempi che stanno cambiando, no? Questo è una cosa, è un concetto positivo. È nato, come è nato questo libro? Il libro è nato un po' da una riflessione. Noi due da tanti anni siamo stati politicamente impegnati sul fronte dei diritti civili, abbiamo fatto politica attiva anche in giro per l'Italia. Allora ad un certo punto ci siamo detti, ma qual è la cosa, diciamo, migliore, più interessante che possiamo fare per dare un contributo all'iniziativa politica per superare le discriminazioni che si basano sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere? Allora abbiamo detto, bene, mettiamo a disposizione quello che è la nostra esperienza, la nostra storia, perché nella nostra vita ci siamo accorti, quando eravamo ragazzini, quando eravamo addirittura bambini, di una cosa che c'è, di un comune denominatore, un qualche cosa che accomuna tutte le persone omoaffettive: la carenza di modelli. E allora abbiamo detto, non per vanità o per esposizione mediatica, ma semplicemente per sopperire a questa mancanza, mettiamo noi, la nostra esperienza, la nostra storia a disposizione di tutti coloro che in quel momento magari scoprono la propria omoaffettività e quindi, mancando dei modelli, possono identificarsi e possono magari avere un percorso meno tortuoso di quello che abbiamo avuto noi. Allora il libro, diciamo, è stato un po' una combinazione, no? Perché si sono aperti dei cassetti dei sogni. Riccardo aveva il suo sogno, il famoso libro nel cassetto, e quindi questo cassetto è stato aperto, e contemporaneamente ho aperto il mio di cassetto, perché io già 20 anni fa avrei voluto fondare una casa editrice, e allora questi due sogni si sono incontrati
E abbiamo detto, ma perché dobbiamo andare a cercare un'altra casa editrice? Apriamolo questo cassetto, apriamolo completamente. E allora abbiamo fondato la casa editrice e così è nato il libro. La casa editrice peraltro adesso è anche impegnata in altri progetti, quindi il 12 settembre ad esempio pubblicherà un altro libro su una tematica completamente diversa. E quindi c'è stato, diciamo, questo incontro, e come dico sempre simpaticamente, noi due non abbiamo avuto la necessità di darci un appuntamento, no? Di solito c'è l'autore che prende l'appuntamento con l'editore, beh, noi non abbiamo avuto questa necessità, e diciamo che il libro e la casa editrice sono nati, insomma, fra la cucina e il soggiorno, no? In mezzo anche magari a qualche litigata, come si dice, a qualche diversità di veduta, però poi dopo naturalmente si trovano quei giusti termini di mediazione in un rapporto di coppia, e quindi le cose sono andate assolutamente bene. Io non la voglio tirare per le lunghe, voglio soltanto dire una cosa. Allora, al giorno d'oggi si parla moltissimo ancora di diversità. Queste diversità sono delle etichette che non vengono date soltanto alle persone omoaffettive, omosessuali, lesbiche, gay, bisessuali, transgender, il famoso acronimo LGBTQI. Poi ci sarebbero anche tante altre letterine che sono sintetizzate con un segnetto più. Sì, volevo soltanto soffermarmi su questo concetto di diversità, perché vedete, 30 anni fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in tema proprio di omosessualità, ha consegnato al mondo una definizione precisa e scientifica di omosessualità, racchiudendolo in una frase di 4 parole: variante naturale del comportamento umano. Questo è successo 27 anni fa. Spiace che siamo ancora qui a parlare di diversità, anche di omofobia e tutto quanto il resto, no? Perché, vedete, variante naturale del comportamento umano è una frase talmente lineare che non lascia infingimenti, che avrebbe dovuto risolvere nel giro di pochissimo tempo tutti i problemi. Purtroppo ancora questi problemi ci sono. Allora il mio appello, ed è l'ultimo concetto che vorrei dire, è che noi dovremmo fare uno sforzo anche di cambiare il nostro lessico, no? E di sforzarci di eliminare dal nostro vocabolario la parola diversità, sostituendolo con il termine varietà, perché è un concetto molto più ampio, molto più inclusivo, perché nel momento in cui noi riconosciamo un qualche cosa di diverso, allora noi riconosciamo che in modo arbitrario ci sia stato qualcuno che ha stabilito uno standard, però quella cosa è arbitraria, perché chi ha stabilito che cosa, se quel comportamento o quella situazione è giusta o sbagliata nei temi che stiamo, diciamo, affrontando? Allora non riconosciamolo più questo presunto standard sbagliato, e allora cambiamo un po' anche il lessico. Sostituiamo la diversità con il termine varietà e forse saremo delle persone un po' più felici tutti. Grazie. Grazie a Marco. Marco, ti puoi accomodare qua, visto che il consigliere di Natale è dovuto andare via, quindi le sedie vuote sembrano brutte. Noi vogliamo sedie piene, perché il pieno è antidiversità, quindi dobbiamo riempire sempre. Allora, siamo arrivati a dialogare con Riccardo. Siate tutto ciò che desiderate per voi stessi. Siate il cambiamento del vostro piccolo centimetro di vita, dove fra una ballata triste e una tarantella allegra cercherete le parole che nessuno vi ha ancora detto. Non pensate che sia impossibile, non pensatelo mai. Elevate la vostra coscienza oltre la prigione del corpo e innalzatevi all'immenso. Il resto arriverà. Anzi, è già dinanzi a voi. Questo è il messaggio che Riccardo dà a tutti i giovani e a tutte le anime a cui il libro è dedicato. Riccardo, vogliamo parlare un attimo di come sei arrivato a questo messaggio così autentico, forte, coraggioso, ma vivo? È un messaggio vivo. Non mollate mai, credeteci, perché se ci credete veramente, prima o poi arriverà,
è già dinanzi a voi, dice Riccardo. Sembrava così lontano il matrimonio con Marco ed è arrivato un grosso matrimonio calabrese. Sembrava che questo amore, che questo Marco lui non incontrasse mai, eppure l'ha incontrato. A un certo punto della sua vita Marco si trova proprio nella solitudine, nell'angoscia, nel dolore, vuole uccidersi, vuole togliersi la vita, ma arriva un uomo, un anziano, dopo, su un treno, leggendo, acquistando un libro, si rende conto che quell'uomo forse è Padre Pio. Quindi si lega anche alla fede, perché nessuno, chi può dire che gli uomo affettivi, utilizziamo questo termine, gli uomo affettivi non possono andare in chiesa, non possono ascoltare la parola di Dio, non possono essere cattolici. Dio, Gesù Cristo, per noi cattolici, è l'uomo che ha accolto tutto e tutti, che non ha discriminato. Quindi, dice Riccardo, crediamoci, perché io ho trovato il mio amore, io ho trovato la fede, io ho trovato la speranza, io mi sono sposato. Come sei arrivato a questo messaggio così forte e vivo? Allora, grazie Stefania per moderare questa presentazione davvero in maniera così vivace e intensa. Io ringrazio comunque, voglio premetterlo, sia Maria Grazia Muri che l'onorevole Di Natale, ovviamente Gidio, Bevilacqua e... Vabbè, l'editore lo devo ringraziare per forza, quindi mi tocca ringraziare l'editore. Ovviamente questi incontri silani è una opportunità per tutti. Già la parola incontri è importante, cioè io parto da questo e mi vorrei ricollegare a quello che diceva prima Maria Grazia, ovvero che perché arrivi a dire che possiamo farcela? Quando tocchi il fondo ti senti solo, la solitudine può portarti a un bivio. E il bivio quale può essere? Nel mio caso, quando ho tentato io di farla finita, ho detto no. No, perché se gli altri ce la possono fare, ce la posso fare anch'io. Perché devo togliermi dal mondo, quando invece il mondo è così bello, se io ci sono, se io esisto? Questo vale sia per quanto riguarda una persona credente e per una persona non credente, perché se sei credente e credi in Dio, Dio ti ha creato a sua immagine e somiglianza e quindi esisti per suo volere. Se tu ti togli la vita, vuol dire che stai facendo quello che lui non vorrebbe. Se invece tu non credi, diciamo, in Dio, però credi nella natura, allora sei parte del mondo, perché il mondo ti vuole così come sei. Ti vuole donna, ti vuole uomo, ti vuole disabile, ti vuole nero, ti vuole giallo, ti vuole arcobaleno, come dicevi tu prima. Non ci sono delle distinzioni, solo che è un percorso che tu devi fare, e questo percorso è un percorso difficile. Ecco perché voi prima parlavate di cultura, io parlo di educazione, perché per me è importante molto l'educazione, e questo può essere utile non solo per le persone gay e lesbiche, ma anche per le donne, perché se ci fosse un po' di cultura nelle scuole per prevenire la violenza sulle donne, ci sarebbe un po' di maschilismo in meno, un po' di famiglia patriarcale ancora presente. Quindi come sono arrivato a quello che io definisco la mia felicità? Perché comunque l'amore con Marco, l'hai detto anche tu, è stata la felicità. È stato un percorso dove io all'inizio mi sentivo solo, vivevo delle storie clandestine come tutti ancora oggi purtroppo fanno, perché hanno paura di fare coming out, di vivere liberamente. Io non mi sento una persona coraggiosa, non mi sento una persona diversa, io mi sento una persona come tutti gli altri che ha avuto la fortuna di incontrare tante altre persone nel suo cammino che ancora continua, come oggi ad esempio, che mi danno lo stimolo di dire: gli incontri non avvengono mai per caso, tutto accade secondo una ragione, secondo un mistero. Ad esempio, mia cugina ha scritto un libro che si chiama Stelle Cadenti, di poesie, molti anni fa, che diceva: tutto avviene, nulla avviene per caso, tutto avviene tenuto per mano. Ed è un'idea. Io dico che non avviene comunque nulla tutto per caso, proprio perché ogni evento, se noi abbiamo l'occhio di osservarlo, anche la cosa più brutta che ci può accadere, invece ci apre gli occhi, ci serve a imparare come siamo fatti noi, come sono fatti gli altri. Abbiamo la possibilità di metterci in discussione,
Ecco perché per me il libro non è un libro che è mio, è un libro che è degli altri. Cioè, questo è un dono che io faccio alle persone. Alle persone, non mi piace dire vedi gay, lesbiche, trans, cioè alle persone, perché questo libro può leggerlo una mamma, può leggerlo un amico, può leggerlo un padre, può leggerlo un prete, può leggerlo un insegnante. Sarebbe, io l'ho detto forse in tutte le presentazioni che ho fatto, io sono disponibile a regalare il libro a tutte le biblioteche delle scuole che me ne faranno richiesta, quindi se qualcuno mi fa richiesta del libro, qualche scuola che ci ascolta, io lo regalo volentieri, perché comunque è importante trovare dei riferimenti positivi, pensare che si può essere felici prima di tutto partendo da se stessi, perché tu non puoi pensare che la felicità viene dall'esterno, ma la felicità ce l'hai dentro di te, sei tu che ti devi pian piano costruire e devi prendere sicurezza dell'essere che sei e della bellezza che hai dentro di te, perché ognuno di noi ha una bellezza dentro e deve saperla tirare fuori. Alle volte, anche quando si parla di violenza sulle donne, si tende a... l'uomo, insomma, in questo caso tende a far sentire vittima la donna, quindi tu ti senti vittima. E bisogna finirla di sentirsi vittime, noi dobbiamo reagire, noi come persone intendo, dobbiamo reagire, non dobbiamo sentirci vittime, ma dobbiamo alzare la testa e difendere i nostri diritti. Questo può valere anche per le persone migranti, può valere per le persone disabili, può valere per le donne, può valere per chiunque, magari anche per una persona che perde il lavoro in questo periodo di Covid, dove purtroppo in questo periodo di Covid molte persone hanno perso il lavoro, però ci si può rialzare. E questa brutta parola distanziamento sociale a me fa paura e non piace, spero che prima o poi ce ne dimenticheremo, però la cosa che può rimanere è il fatto che ogni cosa che ci accade ci serve a imparare. Io ho imparato, secondo quello che è stata la mia esperienza, che anche le cose brutte, incontrare qualcuno che magari ti usava, invece io cercavo l'amore e l'ho trovato per caso, di cui una sera in chat, e poi ho conservato il bacio, che era la cosa per me più importante. Io avevo avuto le ragazze, quindi comunque avevo baciato tante ragazze, però non avevo mai baciato un uomo, quindi quando ho baciato Marco per me è stato baciare l'amore della mia vita. Tu hai parlato appunto di stelle, di cielo, io ricordo un po' la storia di Platone, quando appunto lui raccontava che gli esseri viventi in principio erano uniti in un unico essere dalla schiena, poi per Dio, per volerli, diciamo, separare, farli cercare, li ha appunto separati e li ha mischiati nel mondo. Io ho trovato la mia metà, la metà che cercavo, ed è una cosa che dura da più di 20 anni, adesso a novembre ne faremo 21, ed è come il primo giorno, ed è qualcosa che è anche cambiato, perché poi sai, Marco è l'amore, è l'amico, è la persona che vuoi vedere a casa la sera e vedere, non lo so, accanto a te la mattina quando ti svegli, ti fa piacere anche cucinare o fare qualunque cosa, ed è un rapporto come tutti gli altri, anche banale se vogliamo, perché l'amore è questo, cioè, l'amore non ha un colore, non ha... L'amore è amore proprio perché tu sai che quella persona rappresenta per te un qualcosa che non sai spiegarti. Non posso dire nemmeno il completamento, perché Marco siamo molto diversi caratterialmente, però uno dice ci completiamo. L'amore è qualcosa che tu senti dentro, è un po' anche come l'amore di una madre verso un figlio, è qualcosa di innato. Ne parlavi pure tu quando io ho fatto coming out con mia mamma, io mi aspettavo che mia mamma mi cacciasse fuori di casa, invece mia mamma mi ha detto semplicemente tutto qui, qual è il problema? Perché lei pensava, dice, adesso mi dice che si droga, fa parte di qualche setta, chissà che cosa mi dice, invece no, mia mamma mi ha sorpreso. Ed è la cosa fondamentale anche questa, dare fiducia agli altri, dare fiducia agli amici, dare fiducia ai genitori, dare fiducia alle persone, anche, non so, agli insegnanti, perché quando ti senti solo tu pensi che tutti ce l'abbiano contro di te, invece no, il primo ad avercela contro di te sei tu. Se tu non dai fiducia all'altro, come pretendi che l'altro possa fidarsi di te? E quindi devi rischiare. Il rischio è una componente della vita e vale non solo in amore,
ma vale in amicizia, vale sul lavoro, vale in tutti gli aspetti della nostra diciamo, presenza sulla terra come esseri umani. Quindi io posso dire di essere stato fortunato ad aver incontrato persone nel mio cammino fino all'ultimo capitolo del libro, che per me è fondamentale, perché io lo chiamo il messaggio nella bottiglia. Non lo voglio leggere perché poi però dico che non c'è mai una fine di qualcosa. Questo è un libro, ce ne saranno sicuramente degli altri. Quello che dico è importante raccontarsi, che sia una storia di donne, che sia una storia di uomini, che sia una storia di persone che hanno voglia di raccontarsi. Bene, fatelo, perché parlare è importante. Parlare significa comunque sentirsi, ascoltarsi, ed è una cosa importante sapere di esserci, perché esserci anche per la legge, lo dicevamo prima, perché sì, io amo Marco, lo amavo prima e lo amo adesso, però se poi un giorno non ci fosse stata la legge e avessi voluto andare a trovare Marco in ospedale e i suoi genitori fossero stati contro la nostra unione, potevano tenermi tranquillamente fuori e io non potevo vedere la persona che amo. E questo non potevo permetterlo, non potevamo permetterlo. Abbiamo lottato, dobbiamo continuare ancora a lottare, perché comunque i diritti, qualunque diritto, non è garantito, perché i diritti vanno assolutamente difesi, come anche i doveri. Però dobbiamo ricordarci che non è detto che, siccome abbiamo una legge, quella legge è per sempre. I politici cambiano, le persone cambiano. Gli unici che dobbiamo capire che non dobbiamo cambiare il nostro modo di sentire, e quindi sentire l'umano che c'è in noi, che siamo tutti uguali nelle nostre varietà umane, siamo soltanto noi. Quindi vogliamoci bene, ma sappiamoci apprezzare soprattutto per come siamo, e non discriminiamoci prima di tutto noi, perché poi il resto, come dicevamo prima all'inizio, verrà da sé, e verrà sicuramente in maniera meravigliosa. Io ti ringrazio, Stefania, e ringrazio voi. Ora c'è un intervento, c'è una domanda da parte di Angela Veltri, dell'Associazione Donne e Diritti di San Giovanni in Fiore, Centro Mirabel Antiviolenza. Buonasera a tutti. Niente, che dire, io vi voglio fare i complimenti, perché con questo libro mi hai stupito, ci avete stupito, perché dite la vostra. Avete fatto tutta questa strada e date la possibilità ad altri di poter dire: io ce la posso fare, perché loro ci hanno dato uno spunto. Complimenti ragazzi, davvero, è una cosa bellissima. Vi auguriamo il meglio, come auguriamo il meglio a qualsiasi altra persona che siamo. Come dice l'editore, vati età. Perfetto, buona serata. Interventi dal pubblico, ci avviamo alla conclusione. Qualcuno vuole intervenire? Mocovello vuole intervenire? Gidio mi suggerisce. Tiberio, Tiberio mi hanno detto. Massimo Covello deve intervenire, lo dice Marco Marchese, che è vostro amico. Quindi intervenite, che ne so. Vabbè, buonasera a tutti, e io sono un po' emozionato anche, perché non sono abituato a parlare in pubblico così, però visto che sono stato d'Imperio coinvolto, faccio gli auguri a Marco e a Riccardo, perché e faccio un riferimento storico, diciamo. Nel libro, io ho letto un po' di tempo fa, grazie alla mia amicizia pluriennale ormai con Marco, lui ha fatto e fa un'esperienza nel sindacato, nella CGIL, e quindi siamo colleghi da questo punto di vista, viene riportato quando un po' di anni fa a Cosenza ci fu un gay pride
significativo. Io ero il segretario della Camera del Lavoro di Cosenza e fui insieme all'allora sindaco di Cosenza, la Catizzone, la prima organizzazione che disse di sì a una sollecitazione che ci venne da dei ragazzi pugliesi di Bari, perché loro avevano pensato a Bari a fare quella manifestazione e a Bari non gli fu consentito. A Cosenza, anche per una storia di impegno, perché come veniva detto, la conquista non è un avere diritto a vivere la propria vita sessuale in serenità, in tranquillità, non è un diritto acquisito, non è un fatto normale. Nel libro a me fa piacere la conclusione positiva, il messaggio straordinario di speranza che viene riportato, però io poco fa ho avuto i brividi quando Riccardo a un certo punto ha detto c'è stato un momento in cui addirittura avevo pensato di farla finita. Non è che il pensiero di farla finita uno ce l'ha perché si alza la mattina e dice sapete che cos'è, adesso decido di andare altrove, perché c'erano e ci sono state situazioni, e nel libro sono anche raccontate, drammatiche, difficili, di relazione, c'è tanta ipocrisia anche, no? Non è che c'è tanta gente che apparentemente è liberale, accoglie, accetta e poi però nella propria indole non lo è. Quindi è un libro che merita di essere eletto perché non è soltanto una bella storia, è scritto bene, d'altra parte da come hanno parlato si è visto, sono professionisti di grande qualità, però c'è un'umanità e c'è un insegnamento politico e io credo che fa bene a tutti quanti noi saperlo leggere. Grazie a Riccardo e grazie a Marco. Voglio ricordare che la prefazione di questo libro è stata scritta da Marco Cappato. Qualche altro intervento da parte del pubblico? No? Bene, allora ci avviamo alla conclusione. Qua ci sono i libri, c'è il nostro autore, quindi ci può fare l'autografo. Voglio terminare con il messaggio, per me è questo il messaggio nella bottiglia che ha voluto dare Riccardo. Per chi vive al mare è bello quando si scrive un messaggino un messaggino su un pezzettino di carta, si infila nella bottiglia, si affida alle onde del mare, così un po' come nel libro delle parole che non ti ho detto. Magari dopo anni lo ritroverai su qualche spiaggia da qualche parte del mondo, lo leggerai e ti scenderanno le lacrime e penserai a quel tuo amore che magari non hai potuto amare liberamente, che non hai potuto sposare, oppure il tuo amore è proibito, il tuo amante, qualcuno che è sempre però nel tuo cuore. Chi vive in montagna lo affiderà magari al vento e qualcuno lo aprirà, lo leggerà e sentirà l'amore. E io per me è questo, non lasciatevi scoraggiare da niente e da nessuno, perché se siete al mondo vuol dire che dovete viverla questa vita con dignità, con speranza e con amore. Grazie a Riccardo Cristiano.